La riflessologia plantare è una tecnica molto antica, risalente già dagli Egizi. Fondamentale strumento di diagnosi perché mi permette di capire quali organi sono energeticamente sofferenti e come andarli a trattare. Si basa sulla digitopressione di alcuni punti specifici che sono riflessi nel corpo. Al piede arrivano tutta una serie di terminazioni nervose che sono il riflesso delle nostre emozioni. A quel punto, una volta che ho capito quali sono i distretti, quali sono i reparti, gli organi, le strutture, la muscolatura da lavorare, mi avvalgo di una serie di tecniche. Il massaggio metamerico può essere la coppettazione, può essere il taping posturale, può essere il massaggio connettivo. Tutte le tensioni si sciolgono. Cominciamo con la digitopressione. Cominciamo con la zona dei reni. Il massaggio metamerico ha come caratteristica lo scollamento. La tecnica è quella di scollare il tessuto e ripristinare la circolazione sanguigna e linfatica. In malgia si usa la tecnica del pinzerolè, cioè si pizzica la pelle, si solleva e si sposta, però sempre nella sua sede. Qui si va a lavorare direttamente sull'organo. Allora, la coppettazione non è altro che una suzione, si crea una depressione. Un lavoro proprio sulle vertebre, dalla cervicale fino alle dorsali. Dove finiscono le dorsali, basta seguire il corso delle costole. Che sono nastri che vanno portati per 3-4 giorni, poi vanno rinnovati dopo qualche giorno. La persona non prova alcun fastidio, ma tende ad autocorreggersi. Una scoperta, potrei dire, rivelatrice. Ho una sensazione fisica di estrema leggerezza. Siamo costretti a reprimere le nostre emozioni e comunque non a esprimerle come vorremmo. Basterebbe esprimere un pochino meglio, un pochino di più le proprie emozioni.